Quando si vuole avviare un rapporto di distribuzione negli Stati Uniti d'America è sempre importante sottoscrivere un contratto con il distributore. Bisogna considerare il fatto che il diritto degli Stati Uniti è diverso dal nostro, non esiste un codice civile, quindi è sempre meglio mettere tutto per iscritto. Un documento, un contratto che regoli ogni aspetto del rapporto di distribuzione, altrimenti in caso di controversie tutto sarà rimesso all'interpretazione del giudice. Un altro aspetto molto importante da considerare quando si comincia a fare business con gli Stati Uniti d'America e si vuole avviare un rapporto di distribuzione è che negli Stati Uniti ogni stato ha un proprio corpus normativo e quindi prima di avviare un determinato tipo di rapporto sarà bene approfondire le regole di quel singolo stato, perché magari ci possono essere delle leggi diverse, delle regole peculiari per il rapporto di distribuzione. Adesso però vediamo alcuni elementi tipici di un contratto di distribuzione che è sempre meglio disciplinare. Il primo elemento importante è il territorio, cioè l'area geografica all'interno della quale lavorerà per nostro conto il distributore. Siccome gli Stati Uniti d'America sono un'area geografica molto molto grande, è molto difficile che un distributore riesca a coprire tutto il mercato americano, per cui è importante trovare anche più di un distributore se vogliamo allargarci al mercato nel suo complesso e quindi resistere alla tentazione di affidare ad un unico distributore l'esclusiva in qualche modo su tutto il territorio americano. Il secondo elemento da disciplinare è proprio il diritto di esclusiva. Il distributore, cioè, ha il diritto di essere l'unico soggetto incaricato di promuovere, quindi distribuire il nostro prodotto all'interno degli Stati Uniti. Questo è un aspetto già un po' più complicato, è molto difficile infatti negare l'esclusività ad un determinato distributore, quindi magari come contropartita potranno essere previsti dei minimi di vendita legati al diritto eventuale alla risoluzione del contratto. Altro aspetto estremamente rilevante riguarda l'identificazione dei prodotti oggetto del contratto. Questo vale per qualunque tipo di contratto di distribuzione, ovviamente, ma in questo caso è ancora più importante allegare al contratto un documento specifico che indichi quindi con precisione l'elenco dei prodotti che si vogliono distribuire attraverso quel contratto. Descrivere i prodotti significa anche descrivere con precisione il prezzo al quale devono essere venduti, tant'è vero che a fianco bisognerà prevedere anche un listino preciso legato ai prodotti che sono stati allegati a quel contratto. È buona norma poi prevedere anche un tempo minimo per consentire al distributore di promuovere quel prodotto all'interno degli Stati Uniti, cioè un tempo di startup che non è legato a dei minimi di fatturato, dei minimi di vendita, per dar modo cioè proprio al distributore di far conoscere, di promuovere con calma il prodotto nel territorio di riferimento. Altro aspetto importante che riguarda il contratto di distribuzione è legato alle spese per il marketing e per la pubblicità, cioè bisogna specificare bene all'interno di quel rapporto contrattuale chi sosterrà e in quale misura le spese legate alla promozione, in generale alla pubblicità dei prodotti oggetto di quel contratto. Può essere il produttore, può essere il distributore, oppure il produttore può prevedere di consegnare una determinata somma di denaro ogni tot al distributore che quest'ultimo dovrà investire solo ed esclusivamente in attività di marketing. Altri due aspetti molto importanti da regolare riguarderanno gli obiettivi di vendita e le garanzie sul prodotto. Poi ci sono altre due clausole da non dimenticare che riguardano la non concorrenza e la confidenzialità. Molto semplicemente la clausola di non concorrenza obbliga il distributore a non distribuire all'interno dello stesso territorio oggetto del contratto prodotti che possono essere concorrenti con quelli oggetto del nostro contratto di distribuzione. E poi la clausola di non confidenzialità che riguarda tutte le informazioni di cui una parte o l'altra venga a conoscenza durante l'esecuzione del rapporto e che è tenuta a non rivelare a terzi sia durante l'esecuzione del rapporto sia in un determinato arco di tempo successivo alla risoluzione del rapporto. Poi c'è un'altra clausola molto importante che può riguardare la buona uscita al distributore in caso di risoluzione del contratto, perché in America non è prevista una norma che imponga al produttore di pagare una buona uscita al distributore all'atto della risoluzione del contratto, quindi è sempre importante prevedere una clausola che ribadisca questo concetto fondamentale. Ed infine una norma all'interno di un contratto che genera sempre molti problemi è quella relativa alla legge applicabile e al foro competente. Cioè, bisogna specificare qual è la legge che regola il rapporto contrattuale e in caso di controversie dove andremo a litigare. Se noi siamo dei produttori italiani che vogliono distribuire in America, dobbiamo specificare se quel contratto sarà regolato dalla legge italiana oppure dalla legge degli Stati Uniti. Dobbiamo specificare se in caso di controversie a giudicare sarà un giudice italiano, ovvero un giudice americano. Questa
è una clausola estremamente delicata, perché bisogna anche fare i conti con quelle che sono le spese cui si potrà far fronte nel caso di controversia relativa a quel rapporto. Un consiglio può essere quello di prevedere che la legge che regola il contratto sia la legge americana e che a giudicare sia un giudice statunitense. Questo perché poi si potrebbero avere molti problemi, diversamente, per far riconoscere una sentenza italiana all'interno degli Stati Uniti d'America e quindi eventualmente avviare una procedura di esecuzione negli Stati Uniti d'America. Quindi a volte è anche preferibile andare a litigare e risolvere le problematiche direttamente nel paese in cui è avvenuta la prestazione della distribuzione del prodotto.